given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. Vigilia di Hellas Verona Inter, l'Inter mi sarà dominato gran parte della partita contro il Bologna, purtroppo è arrivata una sconfitta per una serie di episodi negativi accaduti nell'ultima parte della gara. Come ci si lascia alle spalle la delusione in questi casi? Preparandoci per la partita contro il Verona, è inevitabile che in questi casi il fatto che la partita successiva arriva in pochissimo tempo è meglio, perché sicuramente deve rimanere qualcosa a livello di amarezza e delusione, al tempo stesso ti devi concentrare sul prossimo impegno, in questo caso l'impegno anche importante contro una buonissima squadra come il Verona. Ecco, mister, a tal proposito, come si prepara una gara come quella contro l'Hellas di domani da un punto di vista fisico ma anche mentale? Ma la prepariamo come sempre, cercando di far conoscere nei minimi dettagli il nostro avversario, quindi le cose positive, le cose meno positive, dove dovremmo essere bravi, dove dovremmo fare più attenzione. È importante che la squadra, che tutti i calciatori conoscano benissimo che tipo di partita andremo a fare. In difesa ritorna a disposizione Skriniar, si perdono però per squalifica D'Ambrosio e Bastoni. Qualche cambio a questo punto diventa obbligato anche per qualche altra assenza importante per infortunio. È difficile, immagino, fare turnover con meno giocatori a disposizione. Io penso questo è un po' il problema che tutte quante le squadre stanno affrontando, giocare a queste temperature, impegni così ravvicinati, con 3 punti in palio, è inevitabile che qualcosa si debba pagare da un punto di vista degli infortuni, qualche affaticamento, a volte decidi anche di non rischiare perché c'è il timore comunque eventualmente di perdere il giocatore per tante partite, però dall'altra parte della risvolta della medaglia c'è comunque da parte mia la completa fiducia nei confronti di tutti i ragazzi che fanno parte della rosa, quindi la possibilità di dare spazio a tutti i componenti, anche perché so che comunque è uno spazio che poi viene ben ripagato, ecco, nella prestazione, nell'attitudine, nella voglia, nella determinazione. Domani si gioca alle 21:45, da una parte un sollievo per via del caldo che si attenua, dall'altra però si tarda a rientrare nella notte e logicamente si accumula anche più stanchezza. Quanto incidono queste variabili? Sono variabili che ci stiamo abituando ad affrontare, perché non è la prima volta, non sarà l'ultima. Ci stiamo adeguando a questo tipo di situazioni, è inevitabile che quando giochi così tardi, poi soprattutto in trasferta, rientri a tarda notte, quindi poco tempo per riposare, poco tempo per recuperare, però sappiamo benissimo che dobbiamo affrontare questo tipo di situazioni, cerchiamo di affrontarle nel migliore dei modi, anche perché le affrontano tutte le squadre e quindi dobbiamo farlo. 27 punti in 15 partite interne in questa Serie A per il Verona, che non faceva così bene in casa a questo punto della stagione dal 2001-2002. Quali sono le minacce principali della squadra di Juric? Stiamo parlando di una squadra che sta facendo un ottimo torneo, una delle rivelazioni, no, di questo campionato. Innanzitutto l'allenatore è un allenatore bravo e preparato. Nella squadra, nella rosa, ci sono ragazzi molto interessanti, bravi, e una squadra che anche da un punto di vista fisico un po' ne fa un suo punto di forza. Noi dovremmo essere bravi, preparati per rispondere colpo su colpo sotto tutti i punti di vista, sia da un punto di vista tecnico-tattico che da un punto di vista fisico, atletico. Mister, se torniamo con la mente alla partita d'andata, l'Inter si trovò sotto per un episodio sfortunato e ci fu davvero una grande reazione, perché poi si ribaltò il risultato. Sì, ricordo benissimo la partita dell'andata,
andammo sotto di un gol, poi ci fu sicuramente un'ottima reazione da parte nostra, la partita che giocammo anche bene, ricordo che tirammo anche tanto in porta, alla fine vincemmo con un gol di Niccolò, no? di Barella. Sì, a testimonianza che, ripeto, stiamo parlando di una buonissima squadra, quindi dovremmo fare grande attenzione, al tempo stesso vogliamo fare un risultato positivo. Una delle grandi qualità espresse dalla sua Inter in questa stagione è la personalità con la quale si gioca in trasferta. Infatti solo l'Atalanta ha fatto più punti in trasferta dell'Inter, 34 contro 32. Questo è segno di grande mentalità per la sua Inter? Quello che cerchiamo di fare con i ragazzi, la mentalità che comunque si vuole inculcare, è quello comunque di non pensare se si gioca in casa o se si gioca in trasferta, a parte questo periodo che comunque non c'è il pubblico. E c'è comunque la voglia sempre di fare la partita, a prescindere, ripeto, che tu la possa giocare tra le mura amiche oppure in campo avverso. E questo è importante per una squadra che abbia la mentalità, la voglia di proporre il gioco, di essere propositiva, e non importa dove si giochi, così in casa, in trasferta. In chiusura, mister, ci piacerebbe analizzare alcuni numeri interessanti. Da quando la Serie A è ripartita, l'Inter è stata la squadra che ha registrato il possesso palla medio più alto e anche quella che ha giocato in media più palloni nell'area di rigore avversaria. Cosa significano questi dati? Ma tutti, io penso che tutti quanti noi poi andiamo a vedere un pochettino le statistiche anche a fine partita, andiamo a controllare un pochettino questo tipo di dati, no? Perché comunque dietro i dati, che sono numeri, c'è una spiegazione. Sicuramente sono dati positivi, perché alla fine dimostra come in tutte queste partite la partita l'hai comunque sempre fatta, cercato sempre di dominare la partita. Il fatto che anche a livello di indice di pericolosità, di azioni pericolose nell'area avversaria, l'Inter sia quella tra le migliori, dimostra che sicuramente le partite sono state delle buone partite. Il problema è che quando non viene il risultato, puoi avere tutti i numeri positivi e buoni che ci possono essere, però ecco, alla fine tutto questo deve coincidere anche con un risultato positivo. Grazie mister. Grazie a voi.